Diego Mingioni, quasi un mese di lavoro, ormai la squadra è all'opera dal primo di agosto, oggi secondo test e anche ultimo, perché domenica si fa sul serio. Sì, siamo ormai tanti giorni che lavoriamo, abbiamo già tanti allenamenti alle spalle, abbiamo lavorato bene queste settimane, siamo riusciti a recuperare la possibilità di fare due amichevoli negli ultimi 10 giorni, oggi l'ultima prima del primo impegno ufficiale. È stato l'amichevole di oggi, è stata secondo me una buona partita allenante. Voglio fare i complimenti al Villa Massaggia che, nonostante abbia poco lavoro alle spalle, ha dato una buonissima impressione come organizzazione di squadra. Noi invece tante cose che bisogna migliorare e altre invece molto positive, in particolare il secondo tempo quando sono entrati i ragazzi più giovani. Mi hanno dato l'impressione di essere dei ragazzi che hanno tanta voglia, che avevano proprio fame di giocare questa amichevole e di giocarsi il posto, quindi la nota positiva sono sicuramente questi ragazzi che stanno spingendo per ritagliarsi il loro posto. Se continuano così meritano di giocare, anche perché gli over non sono molti in organico. No, poi cioè, ovviamente qui si parla sempre di distinzione over under, ma questa non c'è più la regola del fuori quota, quindi io penso che alla fine se il 2008 è bravo, il 2007 è bravo, merita di giocare, spingere l'allenamento è giusto che giochi. E questo può essere anche uno sprono per i più grandi, tra virgolette, per fare di più, molto di più. Ecco, Diego Mingioni non fa nomi dei giovani, però ce n'è uno che dopo un'esperienza lontano da Carboni è tornato e diciamo spinge per guadagnarsi il posto, Lorenzo Sartini. Sì, no, anche Lorenzo si sta allenando bene, ma come lui tanti altri, sono veramente contento di questi ragazzi, di oggi, l'amichevole di oggi è la nota positiva e questo mi rende veramente orgoglioso, a me e a noi staff, perché sono ragazzi che stanno spingendo, già la domenica abbiamo ancora due allenamenti prima di domenica, qua non ci sono posti a titolari assegnati, non dobbiamo niente a nessuno, quindi ragazzi più giovani se spingono giocano, appunto, non ci sono altre soluzioni. Ecco, la vigilia della Coppa Italia, l'avversario è lo stesso, sembra di rivivere l'esperienza di 2 anni fa, quando il Carbonia si presentava, non dico in tono dimesso, ma certamente con mezzi limitati, contro una squadra che diversamente avrebbe dovuto avere mezzi molto superiori, l'Iglesias. Sappiamo come andò, domenica non sarà facile, l'Iglesias ha costruito una piccola corazzata. Sì, no, sappiamo che non sarà facile, ma per noi è un test importante, perché comunque ci fa capire realmente a che punto siamo, ci fa capire qual è il nostro grado di competitività all'interno di un torneo difficile. Io sono contento del gruppo che alleniamo, ovviamente c'è da crescere, c'è da migliorare. Domenica affronteremo la partita per vincerla, per fare del nostro meglio sicuramente. Ovviamente dobbiamo scendere in campo per vincere, perché sennò sei morto in partenza. E diciamo però, per concludere, che se arrivasse cammini facendo qualcosa non sarebbe male. Abbiamo a disposizione questi ragazzi, stiamo lavorando bene con loro. È inutile concentrarsi su cose future, ipotetiche. Dobbiamo cercare di tirare fuori il meglio da questi ragazzi, che ci stanno dando comunque soddisfazioni. E basta, dobbiamo essere concentrati sul presente, sugli allenamenti, sul lavoro quotidiano e nient'altro. Il resto sono uno spreco di energie mentali, fisiche.